Edizione di Hip Hop Connection che si è conclusa ieri a Pesaro, 3 giorni di kermesse, migliori ballerini europei e per la prima volta anche una squadra americana che si è imposta nella competizione per gruppi. Vediamoli. A Pesaro sono arrivati direttamente da New York, sono tra i migliori breakers americani, una sorta di consacrazione per la kermesse organizzata dall'Hip Hop Connection School. È la prima volta in Italia che viene una squadra americana, era l'unico paese praticamente che ci mancava da 8 anni che facciamo questo evento, al solito viene un americano in giuria, quest'anno sono venuti a combattere, poi vi volevo dire che qua siete nel tempio della breakdance, guardate questa arena, ci sono i gladiatori lì in mezzo, siamo felicissimi, tutto questo grazie a Team Eastpak, al comune, alla provincia, a tutti i ragazzi che ci aiutano, qua c'è proprio il fuoco, il migliore della break. Vero e proprio simbolo di libertà e creatività, la breakdance è cresciuta in fretta anche al di qua dell'Oceano Atlantico. Dalle strade del Bronx, dove è nata negli anni 70, questo genere di danza, con tutte le sue sfumature e contaminazioni musicali diversi, è andata affermandosi sempre più in Europa e in Italia, con un numero crescente di scuole e di adepti. Qualcosa di più di un ballo, una vera e propria cultura. Una dimostrazione della sua costante crescita è arrivata dall'ottava edizione di Pop Connection a Pesaro, uno degli eventi italiani più importanti di breakdance, vero e proprio campionato europeo, a cui hanno partecipato i migliori ballerini del vecchio continente con larga rappresentanza italiana. Palcoscenico ideale delle 3 serate di gara, l'anfiteatro di Villa Caprile. Ultima serata riservata alla competizione a squadre, sicuramente la più spettacolare. Stiamo preparando per affrontare appunto la sfida al meglio e stiamo cercando di capire qual è la strategia migliore. Con questo evento abbiamo aperto il breaking all'Europa che era molto chiuso, abbiamo aperto le porte, gli stranieri vengono da noi, noi andiamo all'estero e l'Europa è un nuovo mondo, diciamo. E si sono conclusi a Pesaro gli